Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Saladriel. Still Wakes the Deep, quarto episodio. E stiamo per raggiungere l'elicottero verso la salvezza. Archie! Renick! We have to give them more time! You told them to come! What I told them is that we are leaving! And we are leaving now! Hey! Hey! Use your fucking ears! Ok. Non possiamo salire verso il vecchio ufficio del capo. Qua c'è un incidente con scariche elettriche. Dubito che questa sia la fine. Apri. Come ci arrivo su? Ah, è qua, giallo. Scusate, sto riflettendo e mi sto reimmergendo nell'atmosfera. Qua non si passa. Andiamo di qua. No. Ecco, la cosa sulla quale riflettevo. Li prendo dopo. Generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up the checkbooks already. You seriously think if you leave the country this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Kaz, but I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rigs, you roaster? Good with the lecky. There is houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in the work. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. Just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking scummer, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Hear me. Quindi ne avevamo parlato con nostra moglie. Pensavo fossimo scappati e basta. Oh, no, don't say that. I'm here. Suze. Hell, I'm losing my mind. No fucking way. Ok, la cosa sulla quale riflettevo. Tutte le volte che moriamo in game. Fermo un attimo. Tutte le volte che moriamo in game.
perché una di queste creature ci tocca. La nostra mente, il nostro campo visivo vengono riempiti da questi colori, da queste bruciature. Sembrano bruciature di pellicola, rifletteremo anche su questo. E vediamo dei flash. Non so se dei ricordi o dei flash forward, credo più dei ricordi, alla luce di questo, di quello che abbiamo appena avuto adesso. E poi moriamo. O veniamo trasformati in qualche creatura mostroide, per cui perdiamo il controllo del personaggio e game over. Quando siamo caduti in acqua, saremmo dovuti morire. E abbiamo avuto uno di questi flashback. Sporcati da questi colori, dalla presenza di quell'entità, perché ormai abbiamo imparato tramite il gameplay a riconoscere quei colori sul campo visivo come la presenza di del campo di influenza di questa entità. E una presenza molto forte, perché ci riempiva completamente il campo visivo. Vi ricordate, durante i gameplay riempie al massimo lo spigolo dal quale sta arrivando, e si ingrandisce quando si avvicina, ma non lo riempie mai tutto. Quando lo riempie è perché la creatura ci ha raggiunti, ed è game over. E se noi fossimo già infetti? Se noi fossimo già infetti e quell'entità avesse un piano per noi, come ad esempio riuscire ad andarcene da questa piattaforma e infettare il resto della Terra? O se noi fossimo in qualche modo naturalmente resistenti? Non lo so, sono pensieri che mi vengono in mente. A questo ci ho pensato abbondantemente tra la partita di ieri sera e la registrazione tra l'episodio che ho registrato ieri sera e la registrazione che sto facendo questa mattina. È un pensiero che mi frulla nella testa. L'altra cosa che ho trovato interessante è il fatto che la manifestazione di questa entità nella nostra mente si presenta come bruciature di pellicola. Avete presente quando viene fatto vedere, soprattutto nei film, quando la pellicola del proiettore, di un vecchio proiettore cinematografico, ancora la pellicola, si ferma e il calore della luce inizia a bruciarla, che si creano quelle chiazze, quelle bruciature oleose, in inglese, in termine tecnico vengono chiamate bruciature di sigaretta, ma si espandono esattamente in quel modo. L'unica differenza è che in questo caso i colori sono quelli di una chiazza di petrolio su una pozzanghera d'acqua. Come se bruciasse la nostra coscienza. Credo che il messaggio che vogliono trasmettere gli sviluppatori è quello. Come se l'intensità di quella presenza bruciasse la nostra coscienza. Almeno questa è l'impressione che dà a me. E qua c'è stato un bel disastro. Perché l'elicottero si è schiantato? Cioè, capisco perché quello stronzo del nostro capo se ne sia andato. Lui è un pazzo sclerato e era convinto di riuscire a farci lavorare prima di rendersi conto di botto che le cose andavano talmente male da dover scappare. E ha messo ovviamente se stesso davanti a tutti. Per tenersi la coscienza a posto, ha detto al microfono: ragazzi, venite alla piattaforma. Ci ha dato un quarto d'ora e poi è partito da solo, fregandosene assolutamente di noi. Ma perché si è schiantato? Erano in due.
almeno a sentirli parlare erano in due. Uno dei due è stato toccato dall'entità e si è trasformato mentre erano sull'elicottero? Ha aggredito l'altro e c'è stato l'incidente? Possibile. Questo vuol dire che l'entità ci mette un po' a corromperti. Rimani infetto per un po' e poi... un po' come il parassita degli zombie o... un'inseminazione di un alien. Ok, questo è il passaggio dove, che abbiamo visto prima, dove non si poteva saltare. Ok. Queste sono le urla di un... di un altro mostro. Moin. Sei tu? Chissà se riusciamo a vederlo. Moin. I passi sono i suoi. Oh, telefono? Dimmi che è il cuoco. Hello? Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted. Fucking cadaw. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny Flat, McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. It's Brody. I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries, so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking gibble. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies. Right. Brody. Shite. Ok, ok, ok. Abbiamo ancora una possibilità. Chiamare una nave di soccorso tramite la radio. E la radio è alimentata dai generatori che si stanno spegnendo. Oh, questo parla di noi. Gentile signore, sono alla ricerca di informazioni circa un incidente avvenuto la sera di mercoledì 27 agosto 1975 al locale The Duke nel quartiere Denistown di Glasgow. Poiché l'incidente in questione, un'aggressione aggravata e oggetto di indagine da parte del nostro dipartimento anticrimine, saremmo interessati a parlare con il signor Cameron McLean, che attualmente riteniamo lavori sotto la sua supervisione a bordo della piattaforma petrolifera Bayer D. La sua collaborazione nel consegnare la giustizia al signor McCleary è di fondamentale importanza. Nel caso in cui riuscisse a rintracciarlo, la preghiamo di informare immediatamente il GGD al numero di telefono qui riportato e saremo noi a occuparci del trasferimento. Qualora non fosse in grado di aiutarci, svolgeremo ulteriori indagini di persona agli uffici della Cadel Oil Ltd. Restiamo in attesa di sue notizie. Cordiali saluti. È una velata minaccia, cioè minaccia, o ci aiuti a trovare il ricercato o facciamo noi le nostre indagini e se voi avete qualcosa di nascosto lo tireremo fuori. Di nuovo il telefono. They're all gone. You've got to get back up here. Climb back up. I just got here. Do it again. Ah, shit. Davros, Davros, can you hear me? Hello? Fuck. L'energia elettrica non reggerà a lungo. Dobbiamo riaccendere i generatori. Va bene.
Ok, di qua non si passa. No, si passa. Si passa come? Ok, di qua invece. No, non passo ancora all'area amministrativa. Voglio vedere se c'è qualcosa di interessante qua sotto. So che non ci sono molte interazioni se il gioco non prevede che tu interagisca, ma tanto vale. Ok, di qua non si può passare. Di qua ovviamente è bloccato. Qui non possiamo scendere. E qui, anche se ci sarebbe tutto lo spazio, va bene, non si può passare. Ok, andiamo. Amministrativa, questa zona non la conosco. Ancora il telefono? È un'ossessione ormai. Narrativamente parlando ci stanno a fare, perché ti fanno sempre venire paura di quello che stai per affrontare. Santo cielo, il fuoco e la distorsione dell'aria calda. Vabbè, non ho parole. Ok, devo trovare un estintore. Estintore, ce n'era uno qua dentro. Vediamo un po'. Oh, sale estintori. Eccolo qua. Usa. E giochiamo a fare il piccolo pompiere. Ok, spegniamo anche qua. Perfetto. Ok. È bloccato. E dobbiamo passare di qua. Wow, ok. Vedete quello che intendevo con bella scrittura? Abbiamo ricevuto la telefonata di prima. Il nostro amico Scooby, che ci dice che è bloccato sotto l'area amministrativa, dove stiamo scendendo adesso, e che c'è quella creatura nelle pareti che gli dà la caccia e lo sta per prendere, e noi ci stiamo dirigendo lì e iniziamo ad avere paura. Allora, di qua, santo cielo, è bloccato. Qui è chiuso. E qua dobbiamo spingere. Good morning everyone. Here is the shipping forecast for 06:30 on Tuesday, December the 23rd.
First, gale warnings. There are warnings of severe gales in Faroe, Hebrides, Bailey, Ferret, Viking, Forties. There are warnings of gales in all areas. Good. Okay. What the fuck happened in here? Ma allora, direi più che altro che è successo uno scossone. Non è uno scossone. Qui è qualcosa che ha divelto la parete e ci è passato attraverso. Questo è il motivo per cui continuavo a dire la volta scorsa che Muin avrebbe potuto distruggere quelle reti dietro le quali ci nascondevamo come se fossero di cartapesta, perché la creatura che era qua dentro era molto più piccola di lui, eppure guardate cosa ha fatto. La radio l'ho spenta per non avere disturbi, voglio sentire ogni suono. Se si avvicina una creatura pericolosa, voglio sentirla. È chiuso. Qui non si passa. Hello? Non urlare, ti prego. È nelle pareti. Qui si può entrare? No, non è di quelli gialli. No. Chiuso. What? Non si può. Esplosioni. Cos'è stato? Cane Umne. No. È stato inglobato nel... No. Ok. Via. Via. Mi ha preso. Per saltare B. Scappa. Scappa. No. Ok. Via, allontanati, ti prego. Siamo andati. Morti. Urca. Devo spingerlo e non tirarlo. Ok. Tira. Vieni qua. Vai. No. Dove devo andare? Ma dove? Sono morto. Sono morto perché non ho tirato in tempo.
Dove devo scappare? Dove? Non ho capito. Non ho capito dove devo scappare. Onestamente, non ho capito dove devo scappare. Ok, così. Lentamente. Non vedo niente. Non. Sinceramente questa scena... Forse sono stupido io. Ma non capisco cosa devo fare. Allora, entro qua dentro. Non ho possibilità di saltare. Non ho possibilità di aprire la porta. Lì è chiuso. E lui mi raggiunge e io muoio. Ok. Se sbaglio a schiacciare il pulsante ho meno tempo. Così. Vado verso la porta. Ah, è aperta. Perfetto, si apre, scusate. Vai, ti prego, vai, ti prego. Però giuro, ho provato 4 volte ad aprirla quella porta. No. Via di qua. Scavalca. Ma cavolo! Qui. Vieni qua. Qua. Santo cielo. Prima o poi arriva di nuovo. Apri, apri. Via. Dai, ti prego. Chiudi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Apri solo di qua. Vai. Ok, sanno come mettere tensione. Sono dei bravi psicologi. Sanno come mettere tensione. Wow. Ok, quindi abbiamo capito cos'è successo all'elicottero. Allora, ma Rennick si è trasformato mentre era sull'elicottero? O dopo che è caduto? Non lo so. Poco importa, secondo me si è trasformato a questo punto prima dell'impatto. Ha ucciso il pilota, il quale magari in un ultimo disperato tentativo di salvezza si è ridiretto verso la piattaforma e poi è precipitato. Oh, come on, you're joking me. E di qua non posso passare. A meno che non trovo un estintore. Ma anche trovandolo... proviamo. No, lo so che il giallo indica lì. Ma psicologicamente voglio evitarlo. Ok? Capitemi. No, non c'è nessun estintore. Devo fare quel salto. Va bene. Mi metto un salvagente prima, così se cado in acqua non annego. Ok. Tra l'altro ho anche poco spazio di rincorsa. Arrampicati.
Questa è una scena all'Uncharted. Letteralmente. Tieniti. Ok. Io ho continuato a tenere premuto. Non ho capito cosa è successo. Va bene. Rifacciamo. Ok. Va bene. Teniamo anche l'altro pulsante. Sali. Ok, perfetto. Ok. Non ci sono prompt, non c'è niente. Probabilmente devo fare il giro dall'altra parte. O... non lo so, adesso vediamo. Ok. Sali. Qui si sgancia, teniamo premuto l'altro. Ok. Adesso, levetta verso l'alto. E siamo così. Perfetto. Ora... da dove devo passare? O continuo ad arrampicarmi di qua? O salto? Ah, guarda lì. Solo che ci sono... santo cielo. Abbiamo fatto quel salto. Ok, 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 ok. Va bene, andiamo. Pensasse che doveva metterci eravamo noi sopra a fare free climbing. Ok. Non buono. Ora. Ah, pensavo fosse il sole con una luminescenza strana corrotto da quella cosa, invece no. È solo la torre di sfogo dei gas che li brucia. Ok. Ehi, siamo dei generatori però. Teoricamente. Ok. Lo tiriamo in qua e poi facciamo il giro dall'altra. Scusate se rido. È scritta caution sullo scalino, ok, è normale. Ma con tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, è l'ultima cosa di cui dobbiamo preoccuparci, a cui dobbiamo fare attenzione. È uno scalino sul quale inciampare, scusate. Piccolo sfogo di ilarità dato dalla tensione. Ok. Ok, 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 ok. Arrivo a telefono. Guardate anche solo il telo agitato dal vento, come è fatto bene. Ecco. Hello? Bruce! We're trapped! What's coming in? Fuck. Bruce! It's Kaz, where are you? Lost O'Connor! You're on his leg! Bruce, tell me where you are! Bruce, can you hear me?
Jesus Christ. Shit. Qui da dove siamo scappati? La prima volta dove c'era quel tipo che ci seguiva in mezzo all'acqua, vi ricordate? Già. Ah no, non è proprio lo stesso posto, ma secondo me ci stiamo avvicinando, anche perché Bruce stava annegando. Bello perché continuo ad esplorare tutto come se ci fossero dei possibili collezionabili in giro, cosa che non c'è. Ma lo faccio lo stesso. Abitudine, gamer. Abitudine da gamer. È bloccato, ovviamente. Allora, così, via. Forse mi conviene buttarlo giù a sto punto. Vai. A posto. Ok, così. Di qua? Di qua si passa, di qua non si passa. Esatto. Ok, container. È bello come l'occhio ogni dopo un po' si abitua e ti permette di riconoscere subito i passaggi ad istinto. Impedendoti di fare, volendo, giri a vuoto, solo che poi invece io li faccio lo stesso. Arrampicati. Ma per curiosità è abitudine da gamer. Per curiosità è abitudine da gamer. Scusate, sono un po' con la bocca asciutta questa mattina. E mi si inceppano le parole. Allora. Procediamo. Molto probabilmente ci sarà da scappare da qualche altro mostro. Il fatto che il gioco abbia appena salvato è indice di attenzione, sta per succedere qualcosa di brutto. Io col cavolo che entro dentro quell'acqua, scusate. Come spengo il circuito? Di qua. Lo spengo così. Perfetto. Allora, quell'energia elettrica era probabilmente l'unica cosa che impediva all'eventuale mostro di avvicinarsi a questa zona d'acqua. E l'abbiamo dovuta spegnere per poter passare. È ruggine o sangue? Ruggine. Molto rossa, ma è ruggine. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. Una valvola. Questa? No. Probabilmente più avanti.
Devo fare attenzione a non respirare troppo gas e a trovare la valvola da chiudere. Allora, proviamo a cercarla a vista prima di inoltrarci lì dentro. No. Proviamo a passare. Eccola. Ok. Respirare quel gas a quest'ora dovremmo già essere morti. Svenuti completamente. Ma va bene. Ora spingiamo questo. E andiamo di qua. C'è Angel che si sta appostando su una delle sue postazioni da riposo preferita. Am I glad to see you? Aye, you and all. Fucking Rennick nearly had me. He's changed. He's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. Have you seen anybody else? Brody. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Right, we're an emergency battery system, no? There's not got any hold for long. The beer is taking a lot of damage. The infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Quella cabina lì, perfetto. Ok. Come ci arrivo qua? Non posso passare da qui perché questa porta è... Ok, croce bloccata, quindi dovrò fare il giro da sotto. Vediamo un po'. Oh, di qua non cambia molto. Vediamo un po', dovrò probabilmente passare di... No? Qua? Esatto, segui i tubi. No. Proviamo a passare di qua allora. No. E come ci arrivo lì? Ci sarà un passaggio qua sotto? No. Di qui non si passa. Ok, quindi l'enigma è riuscire a trovare... Nasconditi. Ah no, si passa di qua. Ok, ok, ok. Perfetto. Scusate, non l'ho visto subito. Ora... Ok. Oh,
Aye, worked like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, away you go then. There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know. The generators are that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow. Fucking got on with it. Aye, where you go then? Eccoci qua. Allora, come potete vedere è passato un po' di tempo dal fotogramma precedente che avete visto e è successo un po' di pasticcio, nel senso che mi sono mosso per sistemarmi sulla sedia, con i piedi ho toccato il cavetto USB che collega il microfono al computer, non me ne sono accorto ed è andata via la voce per un certo pezzo. Me ne sono accorto dopo un po', per fortuna non molto, e ho interrotto immediatamente la registrazione, ho lasciato perdere perché ero troppo nervoso, pensavo di aver perso tutto l'episodio, eccetera eccetera. Dopodiché ho controllato comunque la registrazione perché mi ricordavo di aver buttato l'occhio a un certo punto sul gauge del microfono inizio registrazione e di averlo visto muoversi, e mi sono accorto che per fortuna l'incidente è avvenuto verso la fine dell'episodio, per cui mi sono calmato, ho preso un giorno o due di pausa e ho deciso di riprendere a registrare. Nel frattempo ovviamente imboscando un pochettino di più il cavetto. Nel frattempo ho iniziato il montaggio degli episodi precedenti, l'audio faceva veramente schifo, ho fatto tutto il possibile per metterlo a posto e sono riuscito finalmente a capire il problema. Quindi in questo momento qua dovreste sentire un audio un po' più pulito. Non so ancora quanto perché devo ancora montare, ma dai test che ho fatto precedentemente dovrebbe essere molto più pulito e non dovrei più mangiarmi le parole, perché quello era un cavolo di filtro. Farò un video apposta per spiegarvi quello che è successo e come mettere a posto questa situazione casomai capitasse a qualche altro creator che mi guarda. Torno da noi. Siamo andati ad accendere gli alimentatori qua, i quali si sono spenti. Parlando con la nostra amica,
sostanzialmente ci siamo divisi i compiti. Io devo andare di qua dove c'è un grosso mostro, a quanto pare, perché abbiamo sentito delle urla, e lei invece va a riparare un guasto. Semplicemente ora mi sono mosso qui, sono sceso giù. Ok, ho fatto qualche commento. Questi commenti erano roba del tipo: ah, ma allora non è luce riflessa quella che emette, ma è luce propria, a meno che non assorba la luce dall'esterno. Ma in realtà poi mi sono ricreduto, perché qua ha un nucleo di luce, mentre non arriva da nessun'altra parte, cioè non c'è una luce che arriva dall'esterno, viene assorbita e convogliata all'interno della struttura organica di questa creatura. È lui stesso che emette luce. Su questo possiamo essere d'accordo. E lo fa solo in alcuni punti. Non capisco in base a che cosa ancora, ma credo che siano questi punti di luce quelli che emettono quel campo che ci distorge la vista. Ok, palesemente. E avvicinandoci qua, infatti, è piuttosto evidente la cosa. Dopodiché si continua di qua. Ok, si passa di qua. E si arriva in questa zona. Sostanzialmente credo abbiamo fatto il giro dietro. No, questo è un altro grappolo. Il passaggio prima era diverso. Di qua siamo passati così. E ho semplicemente, letteralmente, aperto questa porta qua. Qua ce n'era un'altra e sono entrato qui. Questo è tutto quello che ho visto prima di chiudere la registrazione. C'è stato un urlo e abbiamo detto: ma che cavolo? E io devo andare lì. Trova la sala dei generatori. Fantastico. Credo che qua ci sarà un altro mostro. Quindi prepariamoci. Abbiamo 10 minuti, più o meno. Vi direi di andare più dritti possibili. Credo che morirò almeno un paio di volte se c'è un mostro. Ok, di qua non si passa. Però abbiamo un po' di visuale su quello. Sembra non esserci niente. Ok, dobbiamo raggiungere quelle scale là. Ok, possiamo passare da qui. O da sopra. Però non possiamo passare da qui, dobbiamo passare da dietro. Vedete che le scale sono lì dietro? E non qui? Spero vediate. Ho deciso di non alzare la luminosità in post-produzione. Jesus. Oh santo cielo. Questa era una persona. Questa è la struttura spirale che vedevamo dall'alto? No, ma è molto simile. Ha la tendenza di avvitarsi a spirale, questo affare. E quella era una persona. Guardate come i tentacoli gli sono entrati dentro. Sta succhiando... Non voglio pensarci. Andiamocene. Posso salire in qualche modo? Di qua? Sì, molto bene. È pieno di posti dove nascondersi, quindi mi sa che prima o poi il mostro lo troviamo qua. Nasconditi.
marchioli. Molto bene. Qua che cosa c'è? Ah, ok. Perfetto, perfetto, perfetto. Di qua si esce lasciando chiusa quella porta. Va bene. Il mostro è qua dentro, quindi. Io credo di dover salire qui a questo punto. Ah, è là. Eh sì, devo fare il giro da sopra. Perfetto. Di qua, possibilmente. Ok. Mamma mia, lo sentite che si avvicina? C'è qualcosa. C'è qualcosa di veramente poco piacevole che si avvicina. Ecco, un'altra cosa che pensavo. Se trovo delle valvole che aprono del vapore, potrei superarle e poi aprirle in modo da far sì che il vapore mi difenda. Non essere qui dentro. Io so già che appena li accendo succede qualcosa, lo so. Lo so. Guardate questi macchinari qua, che belli. Ok, non perdere tempo, Luca. Dove devo andare? Come dirige Neto? Generatori. Right, where's this generator? Camera di controllo. Allora, io sono qua. La camera di controllo è a destra. Quindi di là. Ok, queste scale qui sono... queste scale qui, ok? Quindi devo scendere giù. Perfetto. Ok, ha appena salvato. Io credo di avere bene o male recuperato quei 10 minuti che dovevo recuperare. Direi che possiamo... interrompere l'episodio qua, e così do ancora anche una controllata al fatto che l'audio stia rimanendo bene, e poi continuo a registrare con il prossimo, non so se stasera o domani sera, e così andiamo ad accendere i generatori e torniamo indietro. A questo punto dovremmo riuscire ad avere la radio alimentata e potremmo riuscire a chiamare aiuto. Mi viene in mente una cosa, però. Una piccola chiacchierata, ve la siete meritata per la pazienza. No, anzi, non teniamo nel menu principale, così non c'è l'audio. Intanto ho Tiger che mi gioca con i piedi. Mi viene in mente una cosa. Questa piattaforma è isolata. Isolata dal resto del mondo, a parte il fatto che c'è l'oceano. Ma non credo che questa creatura possa espandersi tramite l'oceano. Spero di no.
Ammettiamo che si possa espandere solo tramite animali terrestri, umani, ad esempio. Propagare, intendo, per espandere. Se ci vengono a salvare, c'è il rischio che questa salga sull'elicottero, che ci sia qualche infetto. Mi viene in mente il film Life, film di horror, di fantascienza, degno, secondo me, per tanti versi, erede di Alien 1. Il concetto non è molto diverso. Non vi dico niente, se non avete visto il film, per non farvi troppi spoiler, ma... Tiger... la situazione non è tanto dissimile a questa. Da questa. Il pericolo è che l'entità, l'organismo, si propaghi sulla Terra, trovi terreno fertile e inizi a espandersi e a uccidere tante persone prima di venire fermato, sempre che sia possibile fermarlo una volta che si espande così tanto. Riusciremo a salvarci? Mi viene in mente questo pensiero, questo dubbio. Riusciremo a salvarci? O ci dovremo sacrificare? Tenete conto che per quanto abbiamo pescato un'entità aliena piuttosto che del vero petrolio, non nego che magari prima di trovare questo qualunque cosa che abbiamo trovato ci fosse del vero petrolio o del gas quantomeno, e che quindi possa essere fatta saltare in aria per incenerirlo, sembra che sia sufficiente. La piattaforma, intendo. Boom. E l'alieno o l'entità brucia, non lo so. Vedremo, credo che il finale, non so quanto ancora lontano, perché da quel pochissimo che mi sono, che ho letto giusto i voti delle recensioni e quelle più tecniche che non vanno a spoilerare, so che un 4-5 ore dura, io sono piuttosto lungo però lisso, mi fermo a guardare gli angoli, sono lento. 6 ore, quindi un paio di episodi ancora, non di più? Vedremo. Nel frattempo, vi ringrazio di essere qua. Ci vediamo alla prossima. Vi chiedo ancora scusa per gli inconvenienti e per il pessimo audio che sentite ogni tanto, ma ci sto lavorando, come sempre, fino ad ottenere un qualcosa che, anche se sono assolutamente amatoriale e improvvisato, possa essere piacevole da ascoltare, quantomeno. A presto, grazie ancora. Ciao a tutti.